Buona giornata e ben ritrovati per il nostro appuntamento con gli europei di calcio. Ed è finalmente arrivato il giorno di Italia-Croazia, partita fondamentale per il destino della spedizione azzurra in questi europei. Cominciati così così, seppur con una rimonta contro l'Albania, giocando poi la peggiore prestazione di questo campionato contro la Spagna, e ora si gioca il tutto per tutto per gli ottavi contro la Croazia. Le ore passano frenetiche a Lipsia, dove la nazionale italiana lunedì sera affronta nella decisiva sfida del gruppo B la Croazia per cercare di arrivare agli ottavi di finale. Un europeo cominciato bene, anche se in rimonta contro l'Albania, e portato avanti nel peggior modo con la sconfitta subita ad opera della Spagna per una rete a zero ed attualmente prima nel girone. La certezza è una sola: gli azzurri, per passare almeno da secondi in classifica, devono avere la possibilità di pareggiare contro la formazione croata. Sarebbe abbinata negli ottavi in caso raggiungesse l'obiettivo con la seconda del girone A. In caso di sconfitta contro i croati, la questione è molto più complessa. Il terzo posto potrebbe anche bastare per un eventuale ripescaggio a cui gli azzurri al momento non vogliono pensare. Il clima è comprensibilmente di alta tensione, soprattutto perché bisogna dimenticare immediatamente quanto è accaduto contro la Spagna e dare la possibilità di poter proseguire il cammino europeo, anche giocando male, ma cercando quantomeno di raggiungere l'obiettivo degli ottavi. Si direbbe una mission impossible, ma Luciano Spalletti in conferenza stampa poche ore fa dice che è una nazionale di cui ci si può fidare, e quella con la Croazia è una sfida importante. Ci sono partite che la tua storia la fanno diventare piccola o grande, per cui è da questa sfida qui che poi si hanno dei risultati importanti su quelle che sono le proprie storie. Io quando sono andato nei ritiri a vedere gli allenamenti e a parlargli a tutti, ho visto la loro voglia di partecipare, la loro voglia di esserci e questa loro disponibilità, questa loro ricerca, questa loro voglia poi va a tradursi nell'essere disponibili a giocare queste sfide, perché quando siamo a far parte della nazionale poi ti capitano situazioni di questo genere qui. Io probabilmente ne ho passate qualcuna più di loro di queste situazioni qui, ma anche loro, nonostante molti siano giovani e sia la prima volta che si trovano a giocare queste sfide estreme, come si sono chiamate l'altra volta, perché è così, mi sembra di vedere l'atteggiamento giusto per andarsela a giocare, per chiapparci poi delle cose, per far vedere gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Probabilmente ho sbagliato io a non cambiare prima, visto quella che è stata la prestazione, però a me mi era sembrato talmente bella che l'ho ritenuto poi un azzardo andarci a mettere mano, perché si era visto tutte quelle cose che ci siamo detti in questo periodo. E allora andiamo a vedere la classifica di questo tormentato girone B per la nazionale azzurra. La vedete in tutta la sua completezza: Spagna 6 punti, Italia 3, Albania e Croazia 1. Ovviamente le combinazioni sono 3 per quanto riguarda la nostra nazionale. La vittoria o anche un pareggio potrebbe anche bastare per raggiungere a quota 4, ma naturalmente è chiaro che la sconfitta non ci vuole pensare nessuno, anche perché l'ipotesi di un terzo ripescaggio sarebbe troppo preoccupante per cercare di pensarci, anche nell'ottica comunque di un europeo che, per come sta andando almeno in questa prima parte, nel senso della fase a gironi, non è certamente delle più semplici. Vedremo come andranno le cose. Rivediamola ancora questa classifica. Spagna
Spagna 6, Italia 3, Albania e Croazia 1. Vedremo poi come andranno le cose questa sera e con un tifo indiavolato naturalmente per la nostra nazionale. Adesso però facciamo un salto indietro, andiamo alle partite che hanno completato il girone A. Sono stati 90 minuti intensi in cui per davvero lo spauracchio Germania poteva essere tra le possibili squadre che avremmo dovuto affrontare negli ottavi, e invece, se tutto andrà bene facendo gli scongiuri, troveremo la Svizzera. Alla fine del primo tempo il destino avrebbe potuto metterci di fronte la Germania sotto di una rete contro la Svizzera in una gara giocata dai padroni di casa troppo brutta per essere vera. La rete nelle finali di Folkrug consente a loro il primo posto, mentre gli elvetici, salvo sorprese dopo l'iniziale vantaggio ad opera di Ngoy, potrebbero incrociarsi nel cammino degli azzurri se batteranno o pareggiano contro la Croazia. Gli ultimi verdetti del girone A riguardano anche l'Ungheria, spacciata per quasi tutti i 90 minuti di gara. I magiari hanno tremato per uno scontro di gioco in cui è rimasto coinvolto il giocatore Varga. Fortuna che abbia ricevuto solo un bernoccolo in testa. La rete decisiva di Kosvot nei 10 minuti di recupero regala qualche speranza, ma flebile, in attesa degli altri verdetti degli altri gironi. Martedì, atto conclusivo del girone B con Italia-Croazia a Lipsia alle 21, in contemporanea con Spagna-Albania a Düsseldorf, in cui si decide il nostro destino europeo in Germania. E allora andiamo a vedere la classifica finale del girone A. Classifica finale abbastanza tosta, la vedete, con la Germania che ha vinto il suo girone, quindi 7 punti. Germania che comunque aveva già cementificato il suo passaggio agli ottavi dopo la seconda partita vinta contro la Scozia, e poi invece Svizzera 4-5 punti, quindi Ungheria al momento in stand by per capire se sarà ripescata o meno. A casa ci va la Scozia. Prima di salutarvi andiamo a vedere anche il quadro completo della giornata e della serata che ci aspetta per quanto riguarda il girone B. Ecco qui, li possiamo vedere in grafica. Alle 21 Italia-Croazia a Lipsia, con maggioranza tutta croata e soltanto 15.000 tifosi italiani. Poi in contemporanea la sfida del Düsseldorf Arena, dove si affronteranno Spagna e Albania. Almeno per quanto riguarda il pronostico, dovrebbe essere ovviamente a favore della Spagna. È tutto per quanto concerne questo speciale sugli europei di calcio. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi diamo come sempre appuntamento a domani alle 12.40 con le notizie. Invece ci ritroviamo e ci rivediamo nel tardo pomeriggio. A dopo.